Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Questa ventesima domenica del tempo ordinario sottopone alla nostra attenzione, attraverso questo particolare Vangelo che deve essere ben compreso, diciamo due complementari e distinte tematiche, che sono quelle dell'umiltà e della fede. Insieme a queste c'è anche un grande mistero che si evince dalla comparazione del Vangelo con la prima lettura e soprattutto dalla considerazione della protagonista del Vangelo. La protagonista del Vangelo non era una israelita, era una donna straniera. Oggi, in termini moderni, diremmo non era una cattolica, d'accordo? Era una non cattolica, d'accordo? Una lontana dalla fede vera, perché tale nell'Antico Testamento era quella di Israele, poi è stata chiaramente completata da Gesù con il Nuovo Testamento, quindi era una persona estranea a quelli che stavano già nella fede, nella vera fede, e che come Gesù mostra attraverso questo episodio li supera sia nell'umiltà che nella fede. La prima lettura ci aveva dato qualche, come dire, prodromo di questo, no? Perché parla degli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore ed essere suoi servi. Questi stranieri già allora superano, ahimè, quelli che stranieri non sono, cioè quelli che sono membri e cittadini della famiglia e della casa di Dio. Quindi attenzione, perché qui sotto il banco degli imputati indirettamente ci siamo tutti quanti noi, io e voi insieme, nel senso che il monito, attenzione, che molte volte mi sembra essere lontano, ci può superare. È molto caro questo Papa Francesco. Sapete, no? Si è detto anche sul Vangelo, i pubblicani con questa luce mi passano avanti nel nome di Dio, e ce l'aveva con gli scritti, con i farisei, cioè con le autorità religiose del suo tempo, quindi non è che ne andava molto alla volontà. Focalizziamo un pochino il Vangelo di oggi. La donna è cananea. Cana, pensate che nell'antico, nella seconda, sa un po' di storia sacra, la terra di Canaan, quella promessa da Abramo, era un luogo dove abitavano gli idoli, quindi proprio l'antireligione per antonomasia. Sta poraccia c'era una figlia crudelmente tormentata da un demonio. Io non so chi di voi, gli altri, nessuno ha mai visto scene di questo genere. Adesso si possono vedere anche online, se uno è curioso e vuole andare a vedere le brutte vicende che capitano quando una persona ha veramente un male di origine malefica. È una tragedia, d'accordo? Succedono delle cose orribili, bruttissime. Quindi immaginate una mamma che ha una figlia, non si sa se anche dall'altro piccola, tormentata, gli dicono: guarda che Gesù è tanto buono, è un grande profeta, caccia i demoni, guarisce le cose. Questa con tanta umiltà va a dire: pietà di me, Signore, figlio di Davide, quindi lo riconosce come Messia addirittura. Mia figlia è totalmente tormentata dal demonio. Come reagisce Gesù? Ma mi sembra Gesù questo? Egli non le rivolse neppure una parola. Impressionante. E questa, anziché scoraggiarsi, intercede a voi discepoli, si avvicina a Gesù: Signore, esaudisci, guarda come ci viene a dire. E risponde a Gesù: io sono stato inviato alle pecore perdute della casa di Israele. Sta dicendo: io devo cercare di far tornare un po' di fede ai membri del popolo di Dio. Questa è Cananea. Io non sono mica stato inviato a lei. Ma che capite? Sembra Gesù, come dice in questo modo. Allora questa poverina si fa coraggio e si riavvicina. Quindi il primo tentativo fallito. Intercedono i discepoli, Gesù dà questa risposta: Signore, aiutami. E qui Gesù sembra che la faccia grossa. Cioè io vi dico ogni volta che commento questo Vangelo, confesso che nei primi tempi della mia grande conversione, cioè intorno ai 20 anni, sentendo questo Vangelo sono un pochino entrato in crisi e dico: ma insomma, Gesù si può rivolgere in questo modo? Cioè, se ripeto, si prostra dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È terribile questa frase. Voi dovete pensare che gli israeliti, senza volerne fare chiaramente, perché questa è una cosa del tempo, quindi senza voler fare nessuna sorta di giudizio, secondo gli israeliti il mondo si divideva in due categorie di persone: quelli vicino al Signore, il popolo eletto che erano amore, quelli lontani, che erano i pagani,
Sapete come venivano dispregiativamente chiamati i pagani? Cani. Capite? Quindi non è bene prendere il pane del pane e gettare i cagnolini. Sembra quasi Gesù a parlare questa brutta cosa, capite? Quindi questo è un maggiore che manda a crisi. Ma dove le ha... Sapete come si dice ancora, no? Dove annatterà? Ecco. Gesù dirà il peccato, perché questa è l'ultima risposta, che è la risposta che Gesù voleva sentire. E attraverso lui voleva fare una catechesi in diretta a tutti quanti. È vero, io sono una cagna, io sono una senza Dio, io sono una lontana. È vero di essere una donna, ma ricordati che i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. Cioè, tu non mi dovresti manco guardare, non sono bravo, non sono uno che va messo a mutare domenica, non sono, non mi dovresti manco guardare, però è giusto che tu ti curi prima dei tuoi figli che sono parte del popolo di Dio. Però ricordate che se non avanza qualcosa, qualche briciole, i cani stanno sotto la tavola dei padri e se la mangiano. E qui Gesù fa capire tutto. Donna, davvero grande la tua fede. Ti sia fatto come desideri. Cosa ha fatto il Signore? Quindi anche rischiando insomma di essere frainteso, di chiedere tutto. Ma l'ha messa alla prova. E l'ha provata su due cose. Attenzione, la prova non era per la donna, era per noi. Ha detto, guarda questa, come reagisce dinanzi alle mie apparenti provocazioni, che mi avrebbe, cioè, era quello che dice, ma tu saresti profeta, ma è dannato, eh? Il nostro Signore mi dice, capite il senso in cui, come avremmo reagito? D'accordo? Se uno va dal parroco, dice, scusa un attimo, io ho questo problema in famiglia, che poi tu, io devo pensare, magari uno viene da un'altra parrocchia, no? Dice, senti un po', c'ho questo problema, che poi io ho le mie parrocchiane. Già che parlo che risponde così, non si butta subito questo, ma che si tratta così? E che io vengo da un'altra parrocchia che c'ho la rogna? Cioè, proviamo a immedesimarci insomma in questo contesto. Gesù fa così perché voleva far risaltare la grandissima umiltà di questa donna. Questa è stata pubblicamente umiliata da Gesù. E ha accettato, non solo che ha accettato l'umiliazione, è entrata dentro l'umiliazione. Ha anche avuto una fede perseverante, capite? Perché sembrava che Gesù, perché non c'è nessuna intenzione di esaurire, ha perseverato ed è stata esaurita. Quindi l'umiltà è la fede, è davvero grande la tua fede. Allora, in questa prima omelia, più o meno questo sarà l'antefatto di tutte le omelie, perché questo Vangelo deve essere chiaramente spiegato, spiegato, perché se no è un Vangelo che può mandare in crisi. Una volta uno lo spiega, ti dice una cosa. Cominciamo a parlare un pochettino dell'umiltà, di quanto Gesù umilia questa persona. Perché fa questo? Perché il contesto culturale religioso del popolo di Israele era caratterizzato da questa situazione che è latente anche in tutti noi. Cioè chi più o meno sta vicino al Signore pensa di sapere già tutto, pensa che è già arrivato, di non avere bisogno di nulla. Cioè, quindi io sto a posto, d'accordo? E guai se qualcuno si azzarda. A Roma si dice a dimmi tira della perché apri dice, ma questo comportamento, fratelli e sorelle cristiani, è completamente alieno, fuori e lontano dalla divina volontà. Assolutamente. Noi non possiamo pensare, per esempio, per il fatto che abbiamo ereditato una certa tradizione religiosa, no? Più o meno io nella vita sono sempre stato vicino alla chiesa. I miei genitori non si erano messi alla domenica, più o meno messo no, sempre ho perso la messa in vita mia. E con questo è finito. E chi te l'ha detto che questo è finito? Perché noi siamo sicuri che stiamo camminando in via del Signore, siamo sicuri per esempio che la nostra coscienza è ben formata. Siamo sicuri che siamo ben capaci di discernere il bene dal male. Guardate, quindi guardare dentro noi stessi. Umiltà e chiamare, accettare di, come dire, farsi in qualche modo aiutare, di farsi in qualche modo, tra virgolette, mettere a nudo dalla verità della parola di Dio, non è mica un processo facile, non lo è affatto, non lo è. Allora, che cosa voglio intendere? Noi davanti al Signore dobbiamo sempre camminare in uno spirito. Onda piccolezza.
cioè sapendo che non possiamo e non dobbiamo presumere di essere giusti e irreprensibili davanti a lui. Un eco di questo passo del Vangelo è la parabola molto famosa del fariseo e del pubblicano. Il fariseo si mette lì davanti e dice: ah, questo, conoscete l'apparizione di Međugorje, no? La Madonna ha detto che si fa due digiuni a settimana, due. E questo dice: oh, io faccio due digiuni a settimana. Si vede che era arrivata una telefonata da 2000 anni, e pago le 10, prego, d'accordo, sono tutto il giorno davanti al tempo, quindi che bravo che sono, Dio girava dall'altra parte e c'era un polaccio che stava lì, che sicuramente ne ha combinate tante, non c'aveva neanche la faccia, il coraggio di alzare la faccia verso te, di che diceva: Signore, pietà di me, peccatore. Le stesse parole che suggerisce la donna cananea: pietà di me, Signore. Allora, se noi non siamo umili davanti a Dio, che cosa succede? Che possiamo campare nell'illusione di una vita che noi riteniamo essere più o meno corretta. Questo tutti quanti gli uomini, cioè, tutti quanti pensano di essere brave persone, che non fanno del male a nessuno, anzi che faccio del bene a volte che viene, oppure che mi trattano di ricambio male a destra e a sinistra. Cioè, è un pensiero diffuso, un pensiero umano, capite? Perché noi proprio, e questa è una situazione esistenziale, ontologica, non ci riusciamo a guardare dentro noi stessi e vedere serenamente le cose che non funzionano, non ci riusciamo, abbiamo bisogno di essere aiutati dall'esterno. Il vescovo Petrocchi, mi piace ricordarlo perché è il vescovo in ordinato sacerdote, tra l'altro oggi è anche il compleanno, faremo una preghiera per lui in questa messa, che era anche un bravo psicologo, diceva: sta attento, ci diceva a noi giovani, per stare attenti, provate a pensare una cosa. Io adesso vedo voi, giusto? Voi vedete me, giusto? Ma io vedo me adesso. Mi posso guardare in faccia? Sì o no? E se non si possono inventare gli specchi? Sapete che bel problema che ci sarebbe? Che noi non sapremmo come siamo fatti. Se si fossero inventati gli specchi, magari uno andava di notte a specchiarsi dentro un lago, inventasse qualcosa, noi non sapremmo neanche come siamo fatti in faccia. Cioè, se non siamo molto belli, sarebbe pure meglio. Sapremo come sono fatti gli altri, ma non come siamo fatti noi stessi. E come farei a dire: senti un po', per favore, mi fai vedere come sono fatto? Devi trovare uno che ti fa un ritratto fatto bene. Un buon disegnatore dice: ecco della faccia tua, giusto? Non sarebbe altro sistema. Dice: arcivicchio, ma io, che so io, insomma, che mi conosco bene, posso dire che insomma come faccia ciò? No, non sai neanche come faccia c'hai. Se qualcuno non te lo dice, o se non c'è uno strumento con cui ti specchi, tu la faccia che c'hai non la vedi. E guardate che la stessa identica cosa succede con la nostra anima, con la nostra coscienza. Noi, diciamo il signor Petrocchi, sappiamo vedere bene i difetti degli altri, d'accordo? Perché il prossimo, ma quando dobbiamo volgere gli occhi verso noi stessi, ci capita proprio la vista umana. È possibile? Io non mi posso cavare gli occhi e mettermi davanti, non mi posso vedere. Allora c'è bisogno di qualcuno che te deve dire: guarda, che sta cosa non funziona, quest'altra cosa non funziona, quest'altra cosa non funziona. Chiaramente con grazia, con gradualità, con dolcezza e con carità. Però se tu te urti e cominci a dire: no, è vero niente, io non ci vedo niente da fare, lascia perdere, non ci vedo niente da fare, lascia perdere, continua tranquillamente a fare questo. Qual è però il problema? Che se quello che tu fai è sbagliato, è cattivo, un atteggiamento di questo genere urta il nostro Signore, perché lo mette nell'impossibilità di aiutarti. L'umiltà è questo. Cioè, qui Gesù a questa poveraccia non è che gli ha detto semplicemente: fatti aiutare a riconoscere, l'ha proprio portata molto giù, capite? Quindi gli ha fatto fare il passo ulteriore, quindi della mortificazione, dell'apparente indifferenza, e questa scende, 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 quindi un esercizio eroico dell'umiltà, ma che aveva come compito l'edificazione dei suoi, guardate, questa volta è stata umile.
e tu vai al tempio a pregare, grazie Signore che non sono come tutti gli altri uomini, non faccio niente di male a differenza degli altri disgraziati, punto interrogativo. Guardate che questo non lo vediamo subito, cioè, allora, vi faccio proprio un esempio. Come reagisci quando senti una predica, una catechesi, non soltanto ad un altro, da un Filippo, da un Nicola, dal Papa, da chi te pare, quando, durante, viene toccato qualche cosa che ti riguarda? Te urti? Non ci dico ancora, tu stai d'accordo. Oppure dice, ma questo mi dice, questo non è niente. Punto sì. Perché la persona può dire, quando sente qualcosa dice, ah, veramente è così? Bene. Fammici un attimo pensare, pensiamoci sopra, preghiamoci sopra, capito? Fammi andare a verificare, no? E chi è che è così santo da saper discernere il bene dal male? Sapete, io tante cose, quando sentivo dire che c'era qualcosa che non funzionava, io mi sono sempre stato un pochino di pelle, purtroppo, un pochino critico, e chi l'ha detto? Cominciamo a leggere, fammi andare a vedere i documenti della Chiesa, fammi andare a vedere che dicono i santi, e se i documenti della Chiesa santi dicono c'hanno ragione e mi confermano quello che ho sentito, che vogliamo fare? Devo dire ai santi che sono tutti quanti imbecilli o devo io cambiare il mio modo di pensare e dire purtroppo c'hanno ragione, io ho sbagliato e devo convertirmi? Questa è l'umiltà. Io dico sempre che l'uomo è grande quando è capace di dire mi sono sbagliato, e questo è il primo passo verso l'umiltà. Quando uno si ostina e niente, non vuole sentire, cosa fa il nostro Signore? Fa un passo indietro e riproverà il futuro, riproverà anche il futuro. Se noi non abbiamo questa docilità, questa duttilità del cuore, arriviamo a 50, 60, 70, 80 anni con gli stessi difetti peggiorati che ci avevamo a 20 anni. Molti ti dicono, ma come mai questo più tempo passa e peggio diventa? Per forza, perché se tu non apri il cuore e non accetti di farti di male, non solo queste cose, i nostri difetti non se ne vanno da solo, ma col tempo peggiorano. E uno si ritrova a 80 anni che è peggio di quello che aveva 20. Quindi anziché essere venuta la sapienza, ti è venuto l'incancrenimento dei difetti, perché non c'è stata questa. Guardate, questo è un punto, a mio avviso, fondamentalissimo della nostra vita interiore, ed è fondamentale, ripeto, non tanto per i lontani quanto per i vicini, perché grande può essere in noi, come dire, la sottile tentazione di pensare che siccome più o meno pensiamo di fare quello che Dio vuole, non ci abbiamo bisogno di niente. Chiediamo alla Madonna che ci preservi da questo atteggiamento che comporta la chiusura del nostro cuore, l'impossibilità da Dio, da parte di Dio, di aiutarci, e genera il vizio capitale della superbia, che ricordiamo che è il numero uno tra i vizi capitali. Non è la lussuria il numero uno, anche se la lussuria fa un sacco di guai, la lussuria è il numero tre. Il primo è la superbia, il secondo è l'avarizia, il terzo è la lussuria. Chiediamo al Signore, all'intercessione di Maria Santissima, che ci aiuti tutti ad essere sinceramente umili davanti a Lui. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.